Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Modelleremo un solido, però questa volta non partiamo dalle sue proiezioni ortogonali, ma partiamo da un altro modello solido in modalità STL, un file STL, un file cioè fatto di mesh. Useremo questo file per trovare le misure e ricostruire le lavorazioni che ci servono per costruire il modello finale. Questo filmato si appoggia sul filmato 042 della playlist corso base. Nel filmato 42 della playlist corso base, infatti, viene trattato proprio questo argomento, il reverse engineering da file STL, e questo è un esercizio sul reverse engineering di un file da file di un file STL. Bene, quindi non approfondirò argomenti diciamo teorici nel filmato. Se volete maggiori informazioni sulle operazioni, perché delle operazioni che vedrete fare, dovete andarvi a vedere Inventor 042 del corso base. Ciò detto, iniziamo un nuovo disegno che sia un disegno di parte. Bene, dopo qualche secondo di caricamento dello stesso, siamo pronti a importare in parte 1 il nostro STL. Quindi andremo ad inserire, comando gruppo inserisci menu importa, il nostro file STL, modello Inventor 013. Attenzione alle opzioni, che sono sempre da controllare, perché qui c'è scritto che le unità sono il millimetro del modello centimetro. C'è un po' di casino nel software, così siamo a posto. Io ho tutti i modelli che faccio, il campo della meccanica sono tutti modelli millimetri, e do l'ok. A questo punto apri e qui abbiamo il nostro file dati. Sistemiamo l'inquadratura, la casetta, e andiamo ad aprirci invece il file nuovo, sempre IPT, dove faremo il nostro esercizio, parte 3. Vabbè, ho saltato parte 2, ma ci sta. Dividiamo lo schermo in due, affianca verticalmente, e cominciamo a analizzare. Quindi il sistema di riferimento e i punti di vista sono già gli stessi. Cominciamo ad analizzare questo oggetto qui. La prima lavorazione da fare direi che è il cilindro che va da questa faccia a questa faccia. Ora, se la vedo qua con rispetto al sistema di riferimento, la posizioniamo anche correttamente, piano X, piano Y, Z, è nel verso delle X negative. Allora, facciamo il nostro schizzo sul piano. Perché guardo anche il sistema di riferimento, lo capirete alla fine. Quindi io faccio lo schizzo sul piano X, Y, Z. Ok, qui faccio il mio cerchio, che adesso vado a posizionare rispetto al punto centrale e a quotare. Qui devo prima leggere la misura del diametro. 29.998, 30. 2 millesimi di millimetro rientra nel campo degli errori quando ho costruito le varie facce, la mesh. Quindi questa è 30, quota 29.998. Completamente vincolato. Fine. E adesso faccio l'estrusione, ma nel verso negativo. Di quanto non lo so. Cominciamo a buttargli un numero 40 e poi andiamo di qua a controllare. Allora andiamo di qua a controllare, misura da qui a qui è più di 40 sicuramente ed è 55 mm. Perfetto, andiamo di qua, modifichiamo la lavorazione e portiamola a 55. La prima feature è fatta. Adesso facciamo questa sfaccettatura qua sopra. Per fare questa sfaccettatura anche qui facciamo, sistemiamo la casetta, imposta vista corrente adatta alla vista,
Costruiamoci il piano. Allora, per fare questo taglio mi basta fare un parallelepipedo appoggiato sopra il cilindro, tangente al cilindro, e poi lo estrudo a togliere per la quantità dell'altezza dello scasso. Giriamolo di qua così si vede meglio per questa quantità qui. Allora, facciamoci il piano che ci serve per fare lo schizzo. È chiaramente un piano parallelo al piano XY e tangente a questa superficie. Allora torno di qua. Tangente alla superficie parallela a un piano. Tangente a questa superficie parallela al piano XY. Su questo abbiamo detto che andiamo a disegnare lo schizzo del parallelepipedo che andiamo a sottrarre, quindi io costruisco un primo parallelepipedo e adesso incomincio a sistemarlo. Allora proiettiamo questa geometria che ci serve, quindi facciamo coincidere questo con la geometria che abbiamo appena proiettato. Poi fissiamo la figura, una l'ho fissata, una al lato l'ho fissato, gli altri due. Gli altri tre li fisso in questa maniera, poi posizioniamo questo rettangolo, questo punto medio coincidente col punto centrale, e poi una quota la posso anche, diciamo, me la posso anche inventare più grossa di 30 e facciamo che sia 50. In maniera che sono sicuro che va a tagliare. L'altra quota, la base, non la so, devo andarmela a leggere di qua, equivale a questa lunghezza, quindi misura, e vado a misurarmi questa lunghezza ed è di 20, per cui l'altra quota del mio rettangolo sarà di 20. Ok. A questo punto lo schizzo è completato, completamente vincolato, fine di quanto lo devo abbassare. Andare a leggere qua è un po' difficile. Tra il punto medio e questo posso leggerlo, ma non becco niente. Allora, quello che so che il totale è 30 di diametro, per cui se io leggo questa misura qui e la divido per 2, questa distanza 20, la divido per 30 meno 20, il risultato lo divido per 2, abbiamo l'altezza dello scasso, della sottrazione, che quindi è 30 meno 20 diviso 2, che è 5. E quindi questa la estruderò di 5 tagliare e verso il basso, quindi. E diamo l'ok. E la sfaccettatura sopraffatta. Adesso questa, beh, spengo il piano di lavoro, non mi serve più, e specchio questa lavorazione. E quindi uso il comando specchio. È già scelta la lavorazione, è già evidenziata la lavorazione, e la lavorazione che voglio specchiare è questa qui, l'estrusione 2, la voglio specchiare rispetto al piano X e Y, e do l'ok e vediamo il risultato. Perfetto, è stata fatta sotto la stessa lavorazione come di qua, è presente la stessa lavorazione. Bene, adesso andiamo a leggerci i dati per costruire questo foro passante. È 10 di diametro. Quindi qui facciamo il nostro schizzo, facciamo un cerchio da 10, un cerchio che poi andiamo a quotare diametro 10 e adesso lo andiamo a posizionare. Io direi di metterlo, allora qui andiamo a leggerci le misure, però penso che sia nel punto centrale, a vedere da tutta le mesh. La simmetria delle mesh, però se voglio esserne sicuro prendo questo punto centrale e misuro la sua distanza da qui ed è 10. E
e quindi qui faccio lo stesso lavoro, non misura, scusate, ma quota, questo da qui 10. Poi misuro di qua sempre il punto centrale del foro. Qui e lo misuro da dove mi manca, dal laterale, ed è 11,180. Vorrei però evitare di usare questo numero, perché sì, è giusto che sia un numero così. E allora facciamo di qua il controllo, la misura mi è andata a finire nel posto che non, dove non volevo che, dove non voglio che stia. Allora, 11,180 a sinistra, facciamo anche la misura di 11,180, vediamo se 11,180 punto centrale da di qua, da questo spigolo, è 11,180. 11,180, 11,180 con lo stesso numero di cifre decimali, queste due grandezze sono uguali, quindi questo è allineato con il punto centrale. Perché non uso 11,180? È una curiosità, misura. Invece che prendere tre cifre ne prendiamo 8. E adesso vado a dire punto centrale qui. Eccolo qui perché non uso 11,180. Perché avrei fatto un errore. 11,180, 20,450. Ma sono sicuro che se misuro questo dall'altra parte è 11 180 20 400, anzi 11 180 68 492 111 180 68 492 misura punto centrale da qui 11, 180, 44, 336. Allora, la misura non è né l'una né l'altra, né 180, 44, né 68, 180, 68. Quelli sono tutti errori dovuti alla trasformazione in STL. La mia logica è quella di guardare la misura, poi se vedo queste misure qui con molti decimali, preferisco andare a vedere se con con un numero di decimali massimo 3 le misure sono uguali. Questo vuol dire che è in centro. E metterla in centro mi salvaguarda da qualsiasi tipo di errore. Ok? Chiuso, fine dello schizzo, estrudi, a passare tutto. Tutte le facce, ok. E fino a qui l'oggetto è modellato, quindi se questo lo giro vedo il foro che esce, se questo lo giro vedo il foro che esce, fin qui ci siamo. Adesso ultima feature, devo fare questo scasso all'interno della parte opposta, questa parte dove ho il mouse del cilindro, parte opposta a quella dove c'è il foro passante. Benissimo, faccio uno schizzo su questo piano, taglio il piano a metà e costruisco a mano libera il solito schizzo, linea 1, 2, 3, 4, 5, 6, faccio la mia doppia T. Ok, chiudiamo lo schizzo e incominciamo a vincolarlo e a dimensionarlo. Allora, qui devo proiettare la geometria di taglio, quindi questo perché per sistemare questo spigolo.
Poi metterò un po' di perpendicolari, una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, e poi incomincerò a dargli qualche misura. Qui andiamo a leggere la distanza fra questo spigolo, questa faccia e la faccia sotto. E la distanza è 10, quindi questo primo segmento è 10. È 10 e se volete misuro, ma direi che me la passate buona che sta in mezzeria. E cioè che allineo il suo punto centrale con l'origine, il punto centrale. Posso verificare la distanza di questo piano del piano sotto, eccola qua. Allora, apriamo questo piano qui, visibile, e verifico la distanza tra questo piano e questo piano, 5, e ovviamente 5 sarà la distanza, 10 la totale. E la distanza tra questo, tra il piano sopra e il piano intermedio sarà anche lei 5, quindi il posizionamento è corretto. Ancora andiamo avanti, queste due lunghezze misura 10 e quindi qui possiamo andare a quotare questa lunghezza 10 e chiaramente rendere uguale sotto a sopra. Perfetto. Poi dobbiamo usare la distanza tra questo piano e il piano centrale. Misura da qui a qui. A qui. Mi sono perso la prima. Misura da qui a qui 10, per cui cosa succede? Che questi distano dall'asse 10 e questo è lungo 20. Non ho fatto la misura sotto, ma me la passate come se l'avessi fatto, e qui mettiamo 20. E a questo punto dobbiamo dirgli, beh, facciamola anche perché facendolo adesso so che il punto medio è 10 e 10, e quindi so che il punto medio in linea torno di qua è allineato con questo punto medio. Mi manca solo la lunghezza di questo, una quota necessaria alla lunghezza di questo secondo scasso. Ok, e qui posso misurarla ancora come una distanza tra questa faccia e questa faccia, e trovo ancora che è 10. Perfetto, di qua quota 10. Completamente vincolato, fine, casetta, estrudi. Da tutte e due le parti, se è 30 di diametro, facciamo una cinquantina, così siamo sicuri che tiri via tutto. Estrudi a togliere, a tagliare. Ok, la nostra modellazione è terminata. Adesso di là, contemporaneamente di là, quando facevamo gli esercizi, quando abbiamo fatto esercizi partendo dalle proiezioni ortogonali, abbiamo controllato la bontà del nostro lavoro, quindi del modello solido che abbiamo costruito rifacendo le proiezioni ortogonali. Qui non ha molto senso fare le proiezioni ortogonali perché di questo pezzo io non ho le proiezioni ortogonali. Quello che posso fare è un'altra cosa. Allora, inizio per verificare sempre di aver fatto in maniera corretta l'esercizio. Apro un nuovo assieme. Apro un nuovo assieme, adesso risistemo le finestre, sempre a fianco verticalmente, parte 3 la porto di qua, parte
Ora salvo parte 1, fai salva perché per importare nell'assieme occorre salvarla. Parte 1, salva. Sì. E salvo anche parte 3, file salva parte 3. So perché ho cambiato nome. Allora, assieme inserisci posiziona parte 1, lo posizioni fissato all'origine. Ok. Già che ci siamo, lo facciamo diventare di un colore, non di un materiale, il materiale lasciamo generico, ma di un colore differente, arancione. Perfetto, adesso qui nell'assieme andiamo a posizionare parte 3, che è il nostro modello solido, anche lui fissato all'origine. Ok. Allora, adesso scoprite perché ho voluto fare l'estrusione nello stesso verso di X, perché se l'avessi fatta in un altro verso non avrei avuto la sovrapposizione dei due pezzi mettendo tutti e due vincolati fissi in zero, grounded in origine. Quindi il motivo per cui ho scelto di fare è legato, il motivo per cui ho scelto di fare l'estrusione in X negativo è legato al fatto di poter poi fare questo confronto. Questo confronto, allora, questo confronto è un confronto visivo, non posso fare altrimenti perché del modello a mesh non posso calcolare parametri di massa o di volume, perché appunto è una superficie. La natura del confronto, appunto, di tipo visivo, consiste nel fatto, e la verifica che il confronto ha esito positivo, consiste nel fatto che i due colori, grigio e arancione, si mischiano sulle facce. Se si mischiano sulle facce, i colori, vuol dire che le due facce sono praticamente coincidenti. E quindi a volte prevale la faccia della mesh, a volte prevale il colore della mesh, a volte prevale il colore dell'oggetto. Questo chiaramente deve essere controllato su tutte le superfici, per cui se io adesso prendo questo oggetto e me lo giro e trovo sempre, come vedete, una commistione dei due colori, per questo poi l'ho fatto arancione, vuol dire che l'oggetto l'ho fatto correttamente. Il file a mesh ricalca esattamente il file di parte solido che ho modellato. E ripeto, questa è l'unica possibile via di confronto ed è un confronto di tipo visuale. Bene, ricordo che se volete capire il perché di certe mie scelte è meglio andarsi a guardare tutto il filmato 042 dell'altra playlist, quella del corso base di Inventor. Lì ci sono spiegate il perché come ho caricato il file, perché ci sono altri modi per caricare il file. C'è spiegato anche come operare nel momento in cui abbiamo delle superfici di cui non riusciamo a ricavare le misure. Questo è vero quando ci sono superfici curve. Qui c'erano, ma vedete che tutte le misure delle superfici curve io le ho ricavate da distanze fra piani, per cui diciamo che ho spostato il problema. Bene, spero che anche questo esercizio vi sia utile e che abbiate imparato qualcosa di più. Al solito, due raccomandazioni: iscrivetevi al canale per ricevere in tempo reale le notifiche di tutti i nuovi filmati e se il filmato vi è piaciuto, mettete un mi piace, un bel like. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato. Nei commenti troverete pubblicato, linkabile, il file STL per poter rifare questo esercizio. Al prossimo!